Latina è il suo primo sindaco nel libro di Licia Pastore, l'avventura di Fernando Bassoli, un uomo che fece rinascere la cittadina nel dopoguerra, nella nostra rubrica Lo Scaffale. Rossana Livolzi ci presenta il libro di Licia Pastore dedicato al primo sindaco di Latina, Fernando Bassoli. Vediamo. Fernando Bassoli, primo sindaco della città di Latina e sindaco per un giorno anche di Littoria. Un'avventura, quella del ragioniere approdato al seguito di una cooperativa bracciantile di carpi nelle terre pontine da bonificare, cominciata negli anni 30 da pioniere della bonifica a rifondatore della città rasa al suolo dalla guerra. Fu individuato dal Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale. Ci furono ovviamente, fu un periodo abbastanza addormentato nella scelta della figura che doveva appunto prendere in mano le sorti di quella che era rimasta la città, perché c'è una storia abbastanza forte, tragica. Alle elezioni amministrative del 1946 la provincia del Duce si affidò al mazziniano Bassoli, confermato primo cittadino con oltre il 37% dei consensi. E la prima giunta eletta della città, pupilla di Mussolini, fu una giunta di sinistra, con il PC al governo. L'anarchismo romagnolo, il mutualismo di quelle terre d'origine e la reazione ai valori del fascismo sbriciolati con la guerra spiegano un voto che a Latina premiò più che altrove nel Lazio la Repubblica contro la monarchia nel referendum istituzionale. Latina, un cuore rivoluzionario che stride con la storia successiva della città identificata con il successo delle destre. Bassoli questi valori cooperativistici ce l'aveva, se li portava, erano suoi, l'aveva metabolizzati, interiorizzati, anche grazie a una giunta solida riuscì a realizzare tutto quello che era necessario per far ripartire, decise di restare e di prendersi sulle spalle questo fardello che era grande, perché qua al di là delle case, gli ospedali, le scuole, le strade, i sistemi fognari, i campi che erano tutti minati, lui si dovette caricare anche sulle spalle il morale delle persone, della comunità, che era ovviamente distrutto, perché questa era gente che aveva creduto nel fascismo. Bassoli fu sindaco mazziniano e garibaldino insieme. Ai due padri del Risorgimento volle dedicare i due busti del giardino cittadino. Ma la sua città lo ha fatto precipitare nell'oblio, a lui sindaco della rifondazione e della ricostruzione postbellica, i suoi concittadini non hanno titolato neppure una panchina, una storia ignorata. La cosa curiosa è che di questa città si sa tantissimo della fondazione, del periodo immediatamente dopo, non si sa nulla. Quest'uomo, che secondo me è stato un uomo importantissimo per la storia di questa città, lui si è dovuto veramente rimboccare le maniche. Latina era una città distrutta. Lui la sera, dopo cena, dice che usciva fuori insieme con il primo parroco, che era Don Torello, e andavano a portare dove c'era aiuto nelle case delle persone che non avevano nulla da mangiare. In 5 anni, dal 46 al 51, Bassoli ha rimesso in piedi Latina ridotta in macerie, cancellata dalle bombe alleate e dalla resistenza dei fascisti. In 5 anni rifondò la città, rese pubbliche le scuole superiori che erano parificate, modernizzò la rete dei servizi, realizzò il reticolo viario che mise Latina al centro della logistica, riuscì ad attrarre fondi per lo sviluppo industriale di una terra fin lì solo agricola, un missionario laico dimenticato dai suoi concittadini.